amici, bambine e bambini, quadrupedi, bipedi, tripodi, sono DJ di Rai Radio Kids e ho una domanda per voi. Sapete qual è il mio piatto preferito? Maccheroni 9 volte al sugo di transistor, saltati in una pentola a pressione all'acqua pazza arcobaleno, con una spolverata elettrostatica di cavetti elettrici grattugiati. Elettrizzante! Grazie! Torniamo a noi! Il cibo, fonte di energia, e se il mio amico UFO Robo mangia libri di cibernetica, insalata di matematica e a volar su Marte va, cosa gli rimane poi come scarto? Quindi anche UFO Robo fa le puzzette? Ma non crederci! Ecco come fa ad arrivare su Marte! Ma questa è un'altra storia! E per il pianeta Terra? Qual è la fonte di energia che permette di accendere e spegnere le luci, far muovere i treni, volare gli aerei, far girare una lavatrice, far funzionare una TV? Cosa? Ah, sì, scusate, c'è un ricercatore dell'INFN Kids che mi suggerisce una Come? Fossili? Ma io non... Ah, certo, i fossili! Dunque, che io fossili, che tu fossili, che egli fossile... Che voi... Non è così? Ma le fonti di energia possono anche essere rinnovabili! Sulle mani! Sapevate che la forza del vento si può trasformare in energia elettrica? E avevate idea che i pannelli solari riescono a catturare l'energia del sole e trasformarla in energia elettrica? Geniale! Asciuga capelli di tutto il mondo! Unitevi! A questo punto issiamo le vele al vento, facciamo una festa con i raggi del sole, facciamoci due conti con una calcolatrice solare e spegniamo le luci se non servono. Ciao ciao! La notizia di UFO Robo mi ha sconvolto.